Ari, buongiorno a tutti. Appena finito di preoccuparci dei problemi fungini, visto che fa caldo, eccoci a caccia della problematica della tignoletta. La vediamo lì, vediamo come la presenza di quei fili sericei e di questi imbrunimenti vanno a dare indicazione che qui ha deposto un uovo la tignoletta della vite, detta anche Lubesia botrana, e che poi lì ha la larva si è mossa ed è andata a fare un bel buco e ha mangiato. Adesso apro un acino e poi vi faccio vedere il danno. Ecco qui il nostro bel acino aperto, vedete lì la nostra bella tignoletta che è stata sorpresa all'interno, sta mangiando, naturalmente ormai è all'interno, quindi prenderla è molto difficile. Ormai questa generazione purtroppo è scappata, dovremo fare i conti con la prossima. Dovremo fare un attento monitoraggio del volo e cercheremo di contenere il volo di terza generazione, perché di terza dovrebbe trattarsi. Purtroppo in questo caso l'azienda non ha scelto di non fare confusione sessuale, il monitoraggio, il volo non è stato ben eseguito e quindi qui c'è scappata. C'è scappata la generazione.